Si è conclusa la fiera di Via Lunga alla due giorni di congresso della CISL di Bergamo, il primo dopo la riunificazione con il Sebino Bergamasco. In un salone gremito il segretario Ferdinando Piccinini ha esposto la propria relazione, che si è sviluppata tutta attorno ai temi del lavoro, del welfare e della partecipazione, snodi fondamentali per guardare oltre la crisi, una crisi che la CISL di Bergamo ha deciso di affrontare mettendosi in gioco, non fermandosi solamente alla denuncia dei problemi, ma misurandosi con proposte, progettualità e cambiamento. Bisogna metterci intorno a un tavolo chi gestisce il territorio, gli enti locali, la politica, le banche, gli attori sociali, per vedere che cosa si può fare per attrarre nuovi investimenti. A preoccupare Piccinini e la CISL bergamasca è l'emergenza lavoro, con numeri insoliti per la nostra provincia e un'impennata decisa del ricorso agli ammortizzatori sociali. Abbiamo rilanciato ieri con forza la priorità del lavoro e della crescita, che anche per la provincia di Bergamo rappresenta una sfida dove tutti i soggetti, sindacato, controparti, imprenditori, istituzioni e politica, devono affrontare con maggiore forza e con maggiore determinazione. Ci aspettano periodi difficili dal punto di vista delle ripercussioni sociali che ha prodotto queste crisi. Occorre adesso dare maggiori risposte soprattutto alle fasce più deboli, a chi ha pagato con il maggior costo anche di questa crisi economica. Ci riferiamo soprattutto alle tre criticità del lavoro, che sono i giovani. Bisogna fare molto di più sull'occupazione giovanile, investendo maggiormente sull'apprendistato, e le donne, perché l'occupazione femminile rimane ancora quella maggiormente penalizzata dal punto di vista delle possibilità occupazionali, e vogliamo però anche lanciare una forte attenzione sui lavoratori ultra 45 anni, che sono stati espulsi dai processi produttivi in questi anni di chiusura aziendale e di ristrutturazioni, dove per questi occorre focalizzare le risorse per dargli opportunità e accompagnarli verso un'occupazione alternativa.